E come prima andiamo a vedere il Bruco Mela, di là. Allora, Santo Stefano d'Abeto, pista 1 e pista 2. Allora, vaci cicco, quale faccio? Non lo so, voglio fare questa qua, mentre tu fai quella là. Sì, facciamo questa di qua, la 1. C'è scritto DH Freeride, mica parolone, wow! Cosa succede? Controlli le pendenze? Un beta. Che succede? Un zeto. Un Un zeto. funzetto? Ma qua è il posto dei funzetti. Questo ci credi che non me lo ricordo? Questo qua? Location da paura, ragazzi. Muschio ovunque. Terreno bagnato, la polvere non sanno neanche che cosa. Non ce l'hanno neanche in casa sul comò la polvere questi qua. Spettacolare. Vado un pezzettino giù piano tanto, ok? Ok, andiamo a vedere questa pista 1 freeride downhill per specialisti nel settore. Olè, Mamma mia qua! Che curvetta! Yeah! Terreno è ottimo. Bello umido, questa non me la ricordo, eppure eravamo già venuti. Si vede che vuole, saltino. E cosa ci ha fatto lì? Qui, per non addetti ai lavori, già lì c'è da farsi male. Belle quelle radici molto segate, in modo da fare. Saltino dalla radiciotta, qui di nuovo. Curva con ghiaia. Ah, qua siamo rientrati nel. Siamo rientrati. Aspetto la creatura. Aspettiamo la creatura. Bello qua però. È un bel posto veramente. Molti vanno a Pila perché pensano che Pila ti ritirino su asciutti dall'acqua, ma invece proprio qua è più bello che Pila. Più vicino, meno strada, meno soldi, più resa, meno spesa. Ma questo non l'abbiamo fatto, sai? Questo qui deve essere quando hanno fatto fuori l'Anonymous, hanno messo questo. Hanno tirato fuori questo, l'altra volta non l'abbiamo fatto questo. È molto intrigante questo, boschivo più che altro. Primo giro a freddo, non è che siamo molto lucidi e molto preparati e molto caldi, però ci difendiamo. Ma sì, ma di nuovo cartelli, con delle croci, quando ci sono delle croci non ho mai un brutto. Noi abbiamo fatto l'uno, L'uno. allora andiamo di qua perché sennò poi ci sbagliamo. Poi prossima facciamo il due. Ma sì, dai. C'è questo sottofondo di humus che non c'è polvere. Wow! Che non c'è polvere, foglie macinate. Saltino lì. Spettacolare. Mitraglia della Madonna, non segnalata. Però noi siamo pronti a tutto, chiaramente ce la siamo fatta come due uova al tegamino. Sì, questo, ma lì, ma che bosco, ragazzi. Che piano. C'è l'umidità giusta nel sentiero, ponticello di legno grigliato. Warrider alto. Mulattiera abbandonata. Scarpata da fiume. Riciclata, riproposta come percorso da DH. Curva con radice. Già di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Segnale tardivo però. L'uno. Cavolo, qui arrivi che non sai mai da che parte andare. Di qua.
Di lì. Ma ci siamo, qua c'è Red Gap, io non lo faccio perché ci sono già stati dei risvolti funebri ultimamente che è meglio non replicare. Ah, è questo. Olè. Sì, questo qui me lo ricordo, però bello quel pezzo lì che hanno aggiunto. Da che parte è andato? L'hai visto te? Non si sa. Dato di qua, di là. Ai bivi, chiaramente, non ci aspettiamo mai, perché se perdiamo tempo, cosa facciamo? Perdiamo un secondo sulla classifica. E allora ci vediamo giù dalla Sigiovia. Primo che arriva aspetta. Quello è il pezzo più bello, quello più violento, più cattivo. Wow! Te ne esci subito con una bella curva a destra da fare a stecca. Poi una bella tornante a sinistra da fare in derrapata. Poi un gran casino qui. C'è subito un mega radicciotto da bestemmioni qui da vendare giù. Con un'altra serie di curve. Un'altra frana. Qua c'è un salto corto. Qua c'è una sponda macinata dei topi. Qua vai dritto. C'è il tubo dall'acqua, lo schivi qua. Qua c'è un salto. E siamo arrivati, dai, anche stavolta è andata bene. Olè! Ce l'abbiamo fatta.